Popolo radioattivo, buonasera e bentornati al vostro Sacamone 94 col telefono che impazzisce e fa cose strane.
a posto, con una giornata passata a sclerare ed insultare Google Maps perché sono tra poco dovrò essere in viaggio in un posto che non conosco minimamente. Indovinate un po' quando è che Google Maps decide di non funzionare mai nella vita? Complimenti Google, complimenti, bravi, bravi, bravi. Anyway, salve Poke, salve Lello, salve Mozilla. Buonasera a tutti, che stress, che stress. Perché poi ho fatto tardi perché sono in ritardatario, ho fatto tardi pure perché abbiamo cenato un po' tardi, tutto il resto, e perché sono volevo salutare una persona, ma comunque ho anche avuto delle piccole cose da sistemare, che un vabbè, un po' troppe cose da sistemare per i miei gusti. E niente, quindi nel mentre che c'era l'intro della live stavo messaggiando con una persona che mi doveva spiegare cose importanti, abbastanza importanti, e quindi niente. Ok, Saka, calmati. Sei in live, ce la puoi fare. Facciamo uno shoutout a Mozzi così mi spara la clip col ruttazzo e mi calmo. E vamos. Prego. No, niente clip del ruttazzo, c'è la NASA. Salve boss. E aspetta, quindi niente ruttazzo, mi dispiace ragazzi. Però c'è la musica chill. E niente. Sei là sotto. Ah, Capitan Mozilla. La famosa sede di Cape Catanieval. Con queste battute incredibili, Sakamurai. Comunque, cominciamo la live con una cosa importante, anzi fondamentale, ovvero il flexaggio della maglietta presa al Comic Con. Questa è la maglietta che ho preso l'anno scorso e dopo due lavaggi si era completamente sfasciata. Quest'anno capa durissima, l'ho ripresa e, non si, e stavolta è buona, stavolta è di qualità passabile, quindi meno male. Stavolta non la posso conservare. E allora i soldi per regalarci tutti la sub. Poke subito, che tra l'altro manco money grab era il termine giusto nel caso tuo. Che poi Poke, tu ce l'hai la sub, che cazzo ti lamenti? Io boh. E niente. Silent Hill. Sto cercando di fare un po' di rewind del cervello. Ma sì, in ogni caso, sta settimana probabilmente mi terrete davanti alle palle per un po' di tempo. Per qualche live in più. Ormai siete abituati a vedermi solo il giovedì e il venerdì. Ma mi avete già visto martedì sera. Giovedì non si scamma Silent Hill, venerdì Super Mario non si scamma. E sul gruppo Telegram, per chi di voi ha visto, ho fatto un piccolo annuncio, perché oggi, nel mentre che lavoravo e scavavo come al solito, nel mentre che lavoravo tra soundtrack di giochi vari, ho scoperto una cosa. Amon sa, Lello sa. Con Amon abbiamo parlato un sacco, è uscita una cosa molto molto particolare. Non, un gioco che neanche Amon conosceva. Rendiamoci conto di questa cosa. E io ho preso una capata stortissima. E voglio provare questo gioco. E siccome sabato sarò solo e dovrò organizzare 300 miliardi di cose, ma la sera penso di stare abbastanza libero e soprattutto non uscirò perché la mattina dopo mi devo svegliare all'alba per fare un altro fatto ancora, che magari poi vi manderò qualche foto, un fatto molto carino. E niente. Sabato sera pensavo di attaccare live un pochino pre più presto, perché tanto sto da solo, mi comincerò a cenare tipo alle 8 e così via, quindi potremmo iniziare tipo alle 9, e vi farò vedere questa cosettuccia che ho trovato. L'ho scaricata, funziona, tutto già provato, è una roba veramente, veramente un unica. Una roba che... No, non lo dico, poi ve lo racconterò quando sarà il momento, ma io ho ascoltato la soundtrack su YouTube, meravigliosa. E un concept molto particolare. E non dico altro, bravo boss, non spoilerò. Vi lascio col mistero, ma sappiate che sabato se. Sa voi sapete che ogni tanto a Sakamurai parte la live concept. E quindi ho portato Silent Hill il 29 di febbraio. Perché mi andava di farlo il 29 di febbraio. Ho portato Frogger concept. E adesso ho scoperto questa cosa. E quindi preparatevi che se tutto va bene. Sabato sera vi beccherete una live un po' diversa su un gioco che chissà quante persone avranno portato su Twitch, ma non voglio fare il tipo che dice nessuno l'ha portato perché non credo, ma difficilmente lo troverete su Twitch questo gioco e è un po' una scommessa, ma penso sarà una bella scommessa. Per cui sono gasatissimo, sarà una roba veramente unica e non vedo l'ora. Detto questo, abbiamo detto questa cosa, aggiungo appunto perché questa settimana mi avete tra le palle?
Poke? Non lo so se è una categoria, non l'ho ancora controllato, poi controllerò. E perché questa settimana mi avete tanto tra le palle? Perché la settimana prossima Dio da Osaka partirà venerdì per un lungo viaggetto che poi vi racconterò con calma, insomma. Uffa, voglio rimandare foto e cose. Sta di fatto che inizieranno le mie ferie e quindi sparirò da questa stanza per un po' di tempo, per un paio di settimane. E poche, poche, poche. Voi lo sapete che le mie ferie tipicamente coinvolgono cavalli, quindi poche. Poche. Non dico altro. Poi ti devo scrivere a te e a tanti altri cavalli come a te, vi devo un pochino scrivere a tutti quanti. E niente, comunque, ho già spoilerato due cose che una, vabbè, sono fatti privati miei, posso parlarne a piacere mio. Un'altra, una live che non volevo spoilerare troppo, quindi in realtà non l'ho neanche spoilerata troppo. Silent Hill. Quindi insomma, il punto era che giovedì sera potrei fare live, ma insomma, questa è l'ultima settimana in cui riesco a fare live regolarmente. La prossima qualcuno la faccio, ma non venerdì. Venerdì sera sarò lontano da qua, da questo posto. Quindi niente Super Mario Sunshine il venerdì. E mo sto pensando se portarlo giovedì, portare Silent Hill martedì, vabbè, casini. E niente, quindi insomma, questa settimana compenso, però impazzendo e portando tante cose anche abbastanza diverse. Non ci dovrebbe essere altro. Abbiamo qui Silent Hill. La live scorsa non mi ricordavo cosa fosse successo. Abbiamo scavato, abbiamo girato, abbiamo sentito quel suono assurdo in mezzo alla mappa proprio della città. E abbiamo trovato questo posticino nascosto in cui eravamo finiti nella realtà parallela. E niente, io ho blaterato decisamente troppo, quindi. Vamos. Allora. Ecco, ora arriva il momento di Saka che deve riabituarsi ai comandi. Normale amministrazione. Ah, è questa. Qual è il termine tecnico? Questo simbolo che è praticamente una sorta di portale a questo punto. Vabbè. Smettiamola di fare concept e continuiamo e riprendiamo a giocare a Silent Hill, no? Quasi mina, vero? Qua si blocca il gioco? No. Mizzica! Che bel posticino tranquillo. Aspetta un secondo, voglio essere sicuro di non essermi perso nulla. Allora, se faccio questo. Niente, ogni tanto l'avatar si scoccia di avatarare, ballare e tutto. Non so perché. Secondo, perdonatemi. Allora lo faccio a mano. Voi penso che sì, vedete cose sminchiate. Vabbè, sti cazzi. Vabbè, poi lo sistema. Gioco. Mi raccomando, Saka, non premere il tasto H quando sei nel gioco che fai danni. Ah, adesso siamo nella realtà parallela di. Signor Mason. Oh, cazzo. Oddio, adesso tutta la città è in modo di realtà parallela. Oh cazzo! Questa cosa non mi mette per nulla ansia, perché dovrebbe mettermi ansia? Vabbè, cazzo, domani. Oddio! Ma non c'ho le munizioni, vabbè. Oh cazzo! E voi che siete poi? Bello! Cominciamo molto bene, signore. Cominciamo subito a prendere schiaffi. Ah, l'accetta. Meglio questa, se ho capito. Dei cagnacci, non credo. Ma dai, la telecamera. Questo mi ha sfondato, eh. Oddio, ma l'intera città sta così.
Vabbè, curiamoci. Anzi no, penso di poter sopportare un altro colpo, poi mi curo con quella grossa. Però, telecamera, please work. Al volo? Bitch! Ok. Oddio, ma stiamo scherzando. Qua stiamo veramente scherzando. No, non mi aspettavo di vedere l'intera città completamente ribaltata. Ha anche senso col senno di poi. Ma non me l'aspettavo. Allora. Va bene, con calma. Là. Donde, donde? Immagina andare senza la torcia accesa, oddio. Eccolo. Al volo, cazzo. Non pensavo ce ne fosse un altro. Ok, obiettivamente è OP quest'arma, eh. Rischio di nuovo, ma sì. E considerando che ho pochissime munizioni di pistola, vatta là. Potevano metterlo un mostro in questa mappa, però, eh. A parte la telecamera che fa un po' ca il cazzo che gli pare. Io un po' mi chiedo che utilità avrebbe spegnere la torcia. Ancora di più mi chiedo che utilità avrebbe questa telecamera, però, eh. Ci mancano solo 5 achievement per finire Cassette Beast. Tostissimo! Mamma mia, quanto l'ho preso a culo. Ha mancato un paio di colpi, per questo l'ho attaccato. Oddio, che è qua. No, che cazzo di ansia, Silent Hill, però. Oddio, che cazzo. Qua è proprio. Qua è pesante, eh. Non mi piace stare a dire oddio tutto il tempo, anzi, per nulla. Però questa parte mette un po' di ansia. Vabbè. Cos'è? Tipo Coca-Cola qua? Scale mobili, tipo centro commerciale? Se mi avessi fatto recettare giù sarebbe stato molto divertente. Ok, I guess. Cioè, che allora. Ciao. Ah! Sapete che in fondo potevo farmi benissimo i cazzi miei, tipo, non lo so, prendere una Switch e giocare ad Animal Crossing in live? Invece no, dovevo giocare a Silent Hill. Che sono scemo. Tra l'altro, chissà se non abbiano un effettivo significato tutti questi simboli. A parte, insomma, il simbolo del portale, che presumo sia un portale, ma questi altri simboli.
Fuoco Rosso e tutti gli altri. Vabbè. Ciao. Sì, comunque un centro commerciale. Mi veniva da citare The Last of Us, ma questo viene prima. Comunque è geniale se ci pensate. Non avevo mai fatto questa considerazione, ma il fatto che tu abbia la nebbia e che non puoi vedere, e quindi non potendo vedere ti mettono un effetto sonoro. Per quando hai mostri vicini, è geniale questa cosa. Questo gioco è un'altra categoria. Oh, una panchina, mi posso riposare? Ah no, questo non è Hollow Knight. Ah, un altro di quegli. Oddio, che cazzo. Non lo so. E no, qua, prima sparo e poi faccio le domande. Boss fight. Ah! Ma certo! Anche i Tremors adesso. Famosi Tremors che cito ogni 2-3 e non l'ho mai visto. Vai, va. Allora, ciao Tremors. Ah, cazzo, ah! Prima tanta roba. Ok. Allora, signorino Tremors. Ok, interessante. Ok, molto interessante. Ho capito una cosa. Facciamogli fare un po' di fasto coso brutto. Ah, fessa, sora. Prendo schiaffi in faccia. Però ti ho preso, eh. Ah! Preso. Ok, piano piano. Un colpo alla volta, un colpo alla volta. Benissimo! Parlato molto bene. Io devo capire se sto coso ha un pattern, però. Bella la musicazzo! È andato sotto, no? Preso di nuovo. Lo picchio? Mo? Ok. Ho sprecato un colpo, peccato. Ah, e se ne è scappato? Ah, quindi non è finita. Ah, perfetto, quindi adesso sto posto può sbucare ovunque. Ora sì che sono tranquillo. Ma. Oh, e tu me lo dici così? Fucile da caccia. Autonomia massima 6 colpi. Io me lo stavo anche perdendo. Questo come si ricarica? Queste sono le munizioni della carabina. Pistola. Sì, fucile da caccia! Autonomia massima 6 colpi.
Quindi adesso spero di trovare anche le munizioni, no? Devo guardarmi bene intorno. Qua c'è un cratere. Bella armina, immagino. I fucili da caccia sono molto cazzuti. Ne voglio uno! E invece è tutta mia! Ecco, nella vita reale, no! Poi ti trovi i pastori sardi contro. Che ansia. Sparare ai cavalli, bravo, Poke, bravo. Mi devo dissociare parecchio da questa tua frase, lo sai? Come fa? No, cos? Perché sono. Beh, bello, bello. L'ho preso completamente a caso e poi sono finito dall'altra parte. Molto bene. Sarà morto sto schifo? In teoria. I hate you. Come on. No. Prima l'ho preso. Almeno questi cosi sono un po' più lenti. Spero più gesti. Ah, perché so. No. Prendilo. Bella mira. Complimenti. Bellissimo scontro, soprattutto da parte mia. È un gatto che dorme solo da panza, come potrei sperare un cavallo? Ma dove sono finito quindi? Aspetta. Tra l'altro sono sceso, quindi non ho speranze di tornare indietro. Io volevo esplorare il resto della mappa, forse niente avrei trovato, però oh cazzo. Qua riappare il Tremors. Il Tremor, la bestiaccia. Vai, bravi, organizzatevi con le bestie nelle cassette. Quanti schiaffi ho preso fino a mo'? Sì. Non mi piace, vabbè, proviamolo. Che già fa? Il problema è che ho molte poche munizioni. Che succede? Che ho fatto? Nel mezzo alle eliche. Lo sapevo che. Ma dai! Bene. E questa musica è incredibile. Mamma mia, culissimo. Vabbè, sono molto rapidi, stronzi. Venite, venite. Però che cazzo, questo spara alle mosche. Ok, mi devo un attimo attrezzare. Sta zona è bastarda. La zona è bastarda forte. Proviamo il fucile? Così mancano anche loro. Non che abbia chissà quante munizioni da sprecare in ogni caso, eh. L'unica è questa, sperare di sculare. Mazza, senti come pompa la musica, oh. Ecco, se non si fossero sputtanati i binding dell'avatar, adesso starei ballando. Posticino tranquillo, eh. Paleoliche. Musica che si incazza. Dov'era la chill vibe dell'ultima live? Mi manca. Soprattutto dove cazzo vado? Buongiorno. No, cazzo. Ah,
vabbè. Io cerco di indovinarli i colpi poi, quello è il bello. Ma dai, però fammi schivare qualcosa. Schivo sto cazzo, ecco cosa sto schivando. I posti sono velocissimi tra l'altro, eh. Somehow. Vaffanculo. Ok, ok, ok. Oh no, ce ne sono ancora. Ma dove sono le mie munizioni? Maledetto cagnaccio. C'è un altro cazzo. Hanno un motore, eh. Sono mossi dalle palle eoliche. Ah, fanculo, ho sbagliato anche questo. Ma dai, come cazzo. Vabbè, le palle. Ah, è mo. Sto prendendo tutte le cure tutte adesso. Dove è l'altro? Altro. Ritirata. Fottetevi. Bastardi. 120 cavalli, sì, immagino. Ti godi poche. Ancora! Basta! Chi? Dove? Come? Telecamera. Eccolo. Che cazzo è sto coso, mo? Sacchi buono pure tu. Sì, è poggio manino, sì. Ma peggio. Oddio, dove? Ah, sono stronzi sti cosi. Io che cerco di indovinare il tempismo, questa è la cosa che fa più ridere. Ok, accurissimo. Ti potere anche tu, grazie. Turpiloquio heal. Porco giù da sta parte. Ci dovranno essere le munizioni da qualche parte però, eh. Perché mettere munizioni quando puoi mettere altri mostri? Che non so dove cazzo siano, ovviamente. Fortuna almeno la telecamera funziona, eh? Dove cazzo sei? Ok, lo vedo. E qua, stronzo, vieni. Vabbè, se vuoi ti faccio stealth, eh. Grazie. Grazie, salva. Grazie. Buonasera anche a te. Benvenuto su Infarto Hill. Oh. Ciao, Mitski. Ora non sento un cazzo. Perfetto. Ciao Salva, ciao Mitski, faccio io la shot a Salva così
Colgo l'occasione per fermare un attimo questo infarto di gioco. Come state, ragazzi? Bentornati. E stasera, giovedì, Silent Hill e Saga che butta il sangue. No, non fatemi ridere. È il Chollaman che ride. No, vi prego, ragazzi, non fatemi ridere, sennò questo qui non lo più. Allora. Comunque, io stasera sono in questa parte incredibilmente action che sta fottendo con i miei nervi. Ciao cappellaio, buonasera anche a te. Come stai anche tu? Aspetta. Ok, grazie cappellaio che mi dà le scuse per fare le cose. Quindi, questo. Hello Twitch, perché sei sempre più buggato? Fuori ora. E non ringraziatemi, vi sto usando come scusa perché sono Il troppo nome della terrorizzato. donna, chi vuole fare l'uomo e Eccolo! chi fa la donna? Io faccio l'uomo. No, tu fai la donna. Va bene. Va Decido bene. io. Qualcuno faccia l'uomo. Ho avuto Antonino. Stark. Volete salva, Allora. fa l'uomo. Abbiamo salva Logan, un uomo tutto per voi. Come state, bellezze? Io sclero e comincio a dubitare della mia idea di usare quest'arma. Ma provo la accetta. L'uomo più figo di Radiation. Che è più rapido in effetti, l'accetta. Dove cazzo sei? Ecchita, vive sempre sto cacacazzo di... Ok, chi si è morto? Madonna, questi quanto rompono il cazzo. Ok, questi però ho trovato solo un modo di provare a prenderli. Sta parte è brutale, porco Giuda. Prendilo! Come hai fatto a mancarlo? Vabbè, ma fanculo per te, però. Sì, sta parte è infamissima, eh. Mizzichi, tutto bene. A parte che Silent Hill mi vuole veramente far sclerare, per quello che mi riguarda, salva. Vabbè. Ho detto fin troppe volte cosa penso dei remake nella mia vita, quindi ci siamo capiti. Che altro c'è? Cosa volete? Pietà di me. Non ho cure infinite, non ho munizioni manco per il cazzo, basta. Pietà di me. Ormai ho udito, li devo fermare, sti stronzi. Non l'ho neanche visto, l'ho udito, l'ho fermato. Sono stato pure bravo a fammoc. Vabbè. E tu che sei? Comunque ragazzi, tutto bene. È giovedì, quindi è quasi venerdì, che è una cosa sempre molto bella. E come dicevo, stasettimana sto sparando un po' di fuochi, un po' di live in più. Perché la settimana prossima parto venerdì per un lungo viaggio. Saranno le famose 2 settimane di ferie. L'anno scorso ricorderete che sono andato in Corsica, quest'anno cambierà qualcosa. Non tantissimo in realtà. Dipende dai punti di vista. E quindi da venerdì per un po' non mi vedrete più solo di action. E questa settimana sto un po' anche approfittando per fare il pianotto di live. E come dicevo poi sul gruppo Telegram ho trovato questo gioco molto particolare. È un porco il somaro. Ah. Cheat. Mizzi. Sì. È modo di rispondere per bene. Ancora sto schifo. Sì, Mizzi, poi. In realtà, diciamo che non sarò molto nella zona di voi che Ma voi lo conosco. sapevate che Luke Ecco. Skywalker era un abbonato a Sky? Salva, lo sai che io qua ti posso bannare? Lo sai questo, vero? Da lei non ho questo potere, ma quasi. Vabbè, comunque.
si chiedesse il motivo di tutto questo astio nei confronti di Salva Ciolla è perché questa battuta Salva la sta ripetendo ovunque e comunque. E vabbè, insomma, cazzate a parte, starò poco a sud, però ci sarò, quindi dovrò parlare con tanti di voi. Questa cosa mi mette un po' di ansia, ma qualcosa faremo. Lo spero. Vaffanculo! Devo buggarlo, però vorrei buggarlo. No, no, questo mi prende. Eccolo, buggato. Ecco, mi ha fottuto lui a me. Dove è? Ma dai, questo. Ma che. Ma cos'è un gargoyle di Demon Souls? Vabbè, questo mi prende ogni volta. Ma non mi. Bello che anche delle mosche che nonostante sia al buio mi stanno rozzando intorno. Ehi, ma come cazzo si fa? Ma che palle. Sto finendo le cure. Telecamera pure. Manco la telecamera. Ma attacca. Ok. E smettila di volare come un pollo arrosto. Madonna che ansia. Comunque sì, ne ho visti un paio salva di Indiana Jones. Più di uno, credo. Sicuramente questo qua, i predatori dell'arca perduta e il tempio maledetto. Quello me lo ricordo di più perché era un totem della mia infanzia. Anche se poi rivedendolo più da adulto è invecchiato un po' male, parer mio almeno. Saka, sei un Eh mostro. sì, poche. Stai parlando di te, vero? Sì, ma non è possibile che sto a buio e ci stanno le mosche che mi rompono il cazzo. Vabbè. Io dove sono? Cosa sto facendo? Quanto sto morendo? Ah, parlavi di me, hai ragione. Non c'ho. Come ho fatto a non pensarci, cazzo? Basta! Figurati se lo prende. Ma dove cazzo va la telecamera? Figurati, lui prende me e non prendo lui. Ovvio. Ma finiscono sti pezzi di merda prima o poi? Non lo vedo. Madonna mia. E poi si lamentano della telecamera di Dark Souls. Dove cazzo sei? Qua, eccolo. Ma è sparito. Certo, due colpi. Mo se ne va, eh. Che credete? Poi io in testa a me vorrei esplorare questa zona, ma qua c'è da correre e basta in pratica. Non ci sono cure da nessuna parte. Per fortuna, almeno il protagonista Mason, Harry Mason, come cavolo si chiama, ha la corsa infinita, quindi. Non si stanca, porco Giuda. No, sì, ma è una mira di merda.
coso potrebbe schiattarci, eh? Un posto di merda sono. Ecco, lo vedo, non lo vedo più. Lo vedo a destra. Ho preso due volte ma non muore. Vai a fare in culo. Ma si, sto finendo munizioni, cure, tutto, tutto. Vabbè, ma devo andare di carabina per forza. È vero, comunque, salva eroe di tutti i videogiocatori. Il bello è che io per combattere come un disperato non ho la minima idea di che cosa, dove sono, cosa sto facendo. Nulla. Allora, mappa. Salva, quando lo porti in live Silent Hill? Da bimbo avevi troppa paura? Mi domando perché. È un gioco tanto tranquillo, rilassante. Sì, sta parte è satana, mamma mia. Penso che correndo e sapendo dove andare te ne esci, ma... E che cazzo, basta con sti coi tardivi. Preso. Mancato. Figurati, ovviamente mancato. Ma finiscono pure queste le munizioni. E questo l'ho preso. Ma dai, quanti colpi prendi? Figurati, ovviamente. Ma quanti colpi ci vogliono? Non ti fermo. Porca Eva. Figuriamoci. Beh. Tu dici che è invecchiato male? Per me in realtà no. È solo stronzo a livello di gameplay. Sto finendo anche le cure, tutto. E ci credo che fuggivi. Mamma mia, sta parte non finisce mai. Vai giù, pezzo di merda. Se, comunque c'è la musica in sottofondo. Non so di cosa parli, salva. C'è la musica in sottofondo del gioco e poi c'è il suono della radio che ti avvisa dei mostri. Che ho fatto? Influisce il cambio da catodico a LCD. Allora, torno un attimo indietro di qua. Perché non, ripeto, ho sclerato tantissimo, ma non sono sicuro di non essermi perso cose. Questo sono TV vecchie e spettacolari, dici? Ci può stare? Io ci ho tenuto particolarmente a combattere, ma forse comincerò a ripensarci, eh? Allora, è permesso? No. Aggiungevo ancora più roba creepy, ci sta. In mezzo alla strada non ci sarà assolutamente nulla, no? Era tutto meno definito, ancora più confusionale. Non oso immaginare, veramente. Non oso immaginare. Che razza di esperienza. Non avevi le cuffie, però. Ti sono terribili nelle orecchie fisse. Uno shiny! Un po' nita? Cosa hai trovato?
Oh, che culo. Non me l'aspettavo la Daemon. Ah, io vengo da qua. Ok, chiaro. Un serpente verde, ok. Sì, sto combattendo a gioco, eh. Sì, certo, ci sto combattendo con sto schifo. E vengo da qua. Sì, aspettami, arrivo. Vado un attimo alla posta. Cazzo, sti cosi sono più veloci di me. Potevo farmi i cazzi miei, eh. Oddio, sti cosi sono più veloci di me. Aiutatemi. Amon, lo fai tu questo pezzo? No, fatti i cazzi tu. Io, non tu Amon, lo sto dicendo a me stesso. Calma, ci incastriamo pure. Ah, porco Giuda. Per niente, mi sono incastrato per niente. Beh, che fatta questa parte ne arriva una peggiore. Adesso sì che mi sento meglio, grazie. Che bello. Ora sì che mi sento meglio. Vabbè, sta parte comunque è veramente da correre e basta, eh. Domanda, me la sono persa la parte dell'ospedale, dica. Hai risposto al telefono che squillava? Sì? Sì, mi ricordo. Sì. Non mi ricordo molto bene i dettagli, però sì. Più volte? E io mi ricordo una volta sola. L'ultima volta è devastante, allora non lo so. Allora qualcosa me lo sono perso. PS non l'hanno messo. Cos'è stavolta? Ehi, Maronna, mi pure la telecamera. E forse me la ricordo sta cosa, non lo so. Non lo so. Ah no. Chiudi il telefono e la bimba piange per tutti i livelli. Non me lo ricordo. Sono contento di non aver risposto a quel cazzo di telefono. Ok, non posso sbagliare questo colpo. Dovevi togliere l'audio. Oh, mamma mia. E quindi giocare senza audio, Silent Hill? Ok, lo vedo. Porco Giuda, ce ne sono due. Tacca! Porca miseria di quanto. Ok. Stavo quasi pregando. Ok. Ho rischiato. Ma non lo so, io veramente non lo so immaginare. Sto gioco non c'ha il limite al panico che ti può dare. Ma in testa è loro, senza munizioni. Come cazzo si aspetta uno la faccia a sta parte? Non ha limite a nulla. Eh sì. Sapevo a cosa andavo incontro quando l'ho cominciato, lo sapevo. Più o meno. Ok, quindi se continui a scendere altri mostri, altre bestie. Oddio. Però voglio esplorare. Fuga, sì. Ma vaffanculo. No, io qua non ci vado. Che penso di aver anche capito dove cazzo è. Beh, effettivamente sì, tutta sta voglia di combattere che c'ho. Qua non posso esplorare perché c'è sto pezzo di stronzo. Che adesso mi colpirà perché sono ancora più stronzo di lui. Oppure. Quanti?
Beh, mi hanno mancato qua in qualche modo. Ok. Ora speriamo di buggarli dietro sta cazzo di cosa. Plabam. Puoi dirlo molto forte, salva, che anzi, aspetta. Puttana. Ok, mi riporto un po' in cazzone, sti stronzi, perché voglio. Voglio esplorare l'altra parte un pochino meglio. Allora, come posso incastrarli? No, non posso incastrarli, vero? E allora corriamo. Via! Mamma mia, maestro dell'evasione. Il 2 non è da meno, eh. Lo so. Immagino tutto. Ma certo, un remake. Comunque è una cosa da vedere, anche se sono contro il remake, lo sapete fino alla morte, però. È comunque una cosa che desta curiosità. Sentite la musica che insistisce, eh? Ah, ovvio. Anche io preferisco l'originale, tutta la vita. Se mi fanno Final Fantasy IX Remake e la gente dice che è meglio l'originale, io. Boh, do fuoco a qualcosa. Accendo un camino, non lo so. Ah, just cazzo. Ah, lo dice anche il gioco. Anche il gioco dice che sono cazzi per tutti. Solo cazzi. No, ah, cazzo di palle. La quarta un po' Nel 2024 non ho cosa salva il. Dici l'originale? Oh, come on. Fatti cazzi tuoi. Ok, fugotto all'indietro, vedo. Se non hai mai visto l'originale, ti può piacere di più il remake. Esatto, è proprio quello che penso io. Il remake non avrà mai quella vibe dell'originale. In qualunque ambito. Non ti incastra, non ti incastra. La puttana. Ok. Ti ricordi quelle? Almeno per me che le ha giocate appena usciti. Ok, c'è un ospedale, si può entrare? Sì che si può entrare, non vedi come si può entrare? Porco ciuta! Please, fammi entrare. Eh sì! Qualcos'altro no! Bello poi, tutto contento, che bello c'è l'ospedale, ci fermiamo. Che bello c'è l'ospedale, ci fermiamo, tre cani che ti assaltano. Ti ho ucciso completamente per sbaglio, in pratica. Oddio, che cazzo di ansia, madonna mia. Ma io volevo ansia ambientale, non ansia per i combattimenti. Mo immagino l'ospedale di Bismilla qua che succede. E ha avuto dei buoni riflessi, eh. Buongiorno per te. E ho anche avuto degli ottimi riflessi.
Vabbè, salviamo, ma dopo questo disastro salvo in uno slot a parte. Perché veramente è andata abbastanza a merda, quindi mi conviene salvare. Il 3 su PlayStation 2 ti ha distrutto, oh Gesù. Pensiamo a un Silent Hill per volta. Che a me piacerebbe recuperare tutta la saga. Però già uno è pesante, eh. Non ho giocato ad horror per anni. Immagino. Vabbè, tanto adesso entro qua, troverò cura ovunque perché sono in un ospedale, no? Troverò delle belle infermiere sexy, pronte a curarmi e a prendersi cura di me in ogni modo. Wink wink. E tutto sarà finito. Ecco, Harry! esattamente. Visto? Glad you're okay. Thank God you came back. I was scared to be here all alone. I'm here now. I was worried too. I'm real happy to see you. Lisa, can you tell me how to get to the lake? The lake? You take Bachman Road. The road's blocked. Ma si trasforma e diventa un Well, diavolo, it's che the only fa? way out there. Are you sure? There's gotta be another way. Wait! I just remembered something! What? There's a waterworks over by my old elementary school. It's been abandoned for years. Davanti alla scuola. There's an Bene. underground tunnel out there used for inspections or something. I remember hearing it runs all the way to the lake. Really? You think I can get to the lake from there? Sì, col tunnel sarà un posto bello, I've never tranquillo e been down in there sicuro, eh. myself, so I'm not positive. Besides, it's all fenced off to keep people out. If there's a chance, I've got to try. Harry, don't go! No. I don't want to be alone. It's so scary, I can't Vabbè, stand lei it. proprio, eh. How about Proprio si coming with me? butta. This may not be the safest place in the world either. I can't promise you anything, but I'll do my best to protect you. Ah, perfetto. Adesso non solo devo No. proteggere me, ma anche So now lei. I feel I'm not Ah, supposed to ok. leave this place. Meglio. Oh, Harry, I'm so scared. I'm cold. Look, just wait here a little longer. I'll be back as soon as I find my daughter. Sì, sicura, tutto andrà bene, no? Harry? Niente male la signorina, eh? No, niente. Comunque, Mitski, gli horror sono molto istruttivi. Io e Ned Space ho capito che non erano i mostri della caccia a me, ma io a loro. E questo modo di pensare applicato a diverse situazioni nella vita reale è stato d'aiuto. Meno stress e paure. Bello! In teoria è in Doom che è così, eh? Grazie poche, c'era bisogno. Però non saprei. Qua mi sembra decisamente che siano loro quelli incazzati. O meglio, siamo noi in pericolo. Mi sento veramente tanto in pericolo. Sicuramente sarà così anche in Dead Space. Però è una bella prospettiva. Ma la vedo più su un Doom che su un Silent Hill, sinceramente. Comunque, gli horror che non ti danno possibilità di difenderti mi hanno fatto ancora più pensare. Non ti sai proteggere? Già non ti sai proteggere, pensa a proteggere un'altra persona. Maron. Ecco perché per un periodo mi ero fissato con Outlast. Ho giochi dove eri in case infestate in cui succedevano cose all'improvviso. A me non piace il concept di giochi horror dove non puoi difenderti. A me non piace proprio. Io voglio sempre poter menare le mani. La signorina è sparita intanto. E gli horror ho imparato che se vedi un cane senza testa che ti rincorre, prendi un'ascia, un fucile a pompa, ucciderlo. Esatto. Se hai un cane senza testa, prendi un'ascia e tagli la testa. No, aspetta un attimo. Vabbè, ho salvato almeno. Però pensavi così. Poi hai capito che anche senza armi puoi difenderti in qualche modo. Questa è esperienza che io non ho fatto, quindi non posso rispondere.
Ok, qua non possiamo andare. Ma tipo, visto che siamo in un ospedale, delle cure no, eh? Among Sleep, che mi consigli, ok. Aspetta, Among Sleep. Ma è quello dove sei un bambino piccolo che c'è tutti quegli incubi che parte dalla cameretta dove nella culla e tutto il resto è quello là? Ma io quello, sai che l'avevo puntato da, ma sono anni che l'avevo puntato quel gioco, poi è finito nel dimenticatoio. Ma io sono anni che lo volevo giocare. Cazzo. Sarebbe bello, eh. Se pensi alla storia dei brividi, quindi alla fine è uscito bello. Quindi vale la pena giocarlo. Mi piaceva un sacco. Come concept mi piaceva un sacco. Era fighissimo. Me lo devo ricordare. Purtroppo anche la categoria horror si aggiunge alla categoria sterminata di... al gruppo sterminato dei videogiochi che non avrò mai il tempo di giocare. Però me ne devo ricordare, sì. Vabbè, qua mi sembra non esserci un cazzo, quindi. Continua a schivare. Basta un calcio nelle... nelle occhi che piangono ed è KO. Beh. Potessi farlo in Silent Hill, signor Poke. Sarebbe bello. Vabbè, quindi è stato quasi inutile venire qua dentro. Buono solo per salvare, per la signorina. Che tra l'altro che cosa mi ha detto? Ma vatti a ricordare. Mi ha detto di andare verso il lago da come? Dalla scuola? Sti cazzi. Ha capito dove sta la scuola? Sta dall'altra parte della mappa? L'ha ricevuto ieri. Ah, quindi adesso sei diventata una signorina, signor Poke? Vabbè, potevo salvare io, eh. Ma porca. Vabbè. Male che vada a ribeccare la cutscene. Senti la musica che mi trolla. Però è gasantissima sta musica. Parla il cavallo femmina. Io poi non so se si è anche cambiata la mappa o meno. Senti la musica come pompa. Madonna mia. Che stress sto gioco. Che stress. Veramente. Sta cominciando a diventare veramente pesante, oh. Veramente dopo Silent Hill è la volta buona che gioco a qualcosa di super chill. Anche se... Hello. Ah! Sì, certo. E le munizioni me le ha dato mamma? Che poi vorrei capire, se tu rimani senza munizioni devi riavviare il gioco da capo? Cioè devi ricominciare la run da zero? Come fai se no? È vero che ci sono i salvataggi, però... Vabbè, ci sono salvataggi, Gesù. Ouch. Tanto danno, Non ho cure, non ho munizioni. E queste cure? Ah no. Una sola nera. Queste sono... sì, però dammi... Sono scemo anche io. Anch'io potevo darmi spazio, in effetti. E che strano sto boss. Ma mi è venuto in mente a casissimo un boss di Dark Souls 1. Che non mi ricordo come cazzo si chiama in questo momento. La farfalla di... La farfalla della luna. Ah! Cazzo, la farfalla della luna, qualcosa del genere. Un insetto leggermente grande, eh. Ah! Era.
Insomma, dovrò avere uno spazio per spararti. Vabbè, senti. No, perché è ancora peggio se gli sto vicino. Devo per forza sparargli da lontano. È troppo veloce sto coso brutto. Non mi ricordo. C'è un modo di fare il 360, però non me lo ricordo. Domanda interessante, poche. Credo che la risposta sia manco per il cazzo, però voleva la pena provare. Sta sfondando, eh. Mi sta sfondando, però vabbè, abbiamo appena salvato. Troppo veloce però, adesso è troppo vicino. Il float stinger, ok. Preso. Ho vinto io, a quanto pare. Circa. E sono tornato all'altro mondo. Altro giro, altra corsa. Sono tornato nel mondo, tra virgolette, reale. Con tipo 3 HP probabilmente. 4, dai. Senza munizioni. Cosa potrà andare storto? Ma la potevo comunque giocare un po' meglio la boss fight, sicuramente. Dio mio, stanotte che incubo sto gioco. Almeno qua ci vedo. E non ci dovrebbero essere gli uccellacci speedrun. Hello. Non che io abbia capito chissà quanto di quello che ho fatto fino ad ora, eh. E sento sempre di essermi perso qualcosa. Però posso salvare. Salviamo qua. Poi worst case scenario riprendo da qua. Lo so, 10 ore di gioco, zitto zitto, eh. Passate perché mo saranno di più. Ok, qua in teoria siamo già stati, però voglio vedere se c'è qualche novità. Che ho fatto? Dove sono finito? Chi sono? Ho fatto un giro incredibile, credo. Ok, ho capito. Adesso dovrei affrontare una guerra fra dei. La matò poche. Contro una zanzara. Qua le mosche si sono calmate. Hanno capito il momento difficile. Hanno detto vabbè, lasciamolo stare, va. Ora ricordiamolo sempre che esce Warren di Life is Strange. Ci guarda. E questa è Rachel Amber. Amber, come cazzo si pronuncia, vabbè. Hello. Vabbè, mi sta dicendo che non posso più fare cose qua dentro.
po' stressanti questi giochi, mamma mia. Veramente assai. Stasera non mi sento pronto per tutto questo stress. Ok, non c'è nient'altro. No, in teoria lei mi aveva parlato di una scuola. Che sarà quella dove siamo già stati? Prima però voglio vedere che cosa c'è adesso nella mappa, se è cambiato qualcosa. Riesce ad essere rilassante questa nebbia rispetto a quello a cui siamo abituati. Abbastanza clamorosa come cosa. I guess we chill now. Ci riposiamo un po'. Spero. Spero. Ecco, potevo stare zitto e muto invece di parlare con il cretino, eh? E ovviamente su sti stronzi ad attaccarmi. Senti. Sì. Domani a quest'ora. Certo, sto arrivando, eh. Volevi le zanzare poche? Almeno questi stronzi non sono veloci quanto quelli. Non ti incastrare, please. È mollata l'osso. Bellissime queste zanzare. Famoso esemplare di zanzare chitabive. Ah, presente le zanzare tigre, no? Queste sono le zanzare chitabive. Ouch. Volevo tornare un attimo qua. Ho fatto di trovarlo qua. Ecco qua. Fa più. Ed è chiuso? Ah. Sì, comunque una certa devi per forza scappare in questo gioco dai mostri. Non è contemplato combatterli tutti. A meno di non imparare i tempismi proprio a memoria. E di diventare perfetti, ma non ne vale neanche la pena. Oh! Magatta, salve, grazie mille per il ride. Com'è andata? Aspetta, shoutoutino, trippina, cose, Dead by Daylight, immaginavo. Com'è andata su Dead by Daylight? Amo, ti ha scoppiato il palloncino, che
dobbiamo fare, mo? Eh? Che dobbiamo fare adesso? Ti ha rotto il palloncino. Ma quanta dolcezza questa clip. Mo, stacca le palle a morsi. Ma sono molto, sei bello, vedi? Quanto bello! Ma sei proprio un gnocco. Cagnone! Ciao gatta, grazie mille per il ride. I numeri sono, di Twitch sono una fregatura senza senso. Ci siamo passati talmente tante di quelle volte che ormai abbiamo smesso di guardarli, spero. Quindi non scusarti proprio, lo sappiamo fin troppo bene. Comunque, per chi non ci dovesse conoscere, questa era di Action TV. Io sono Sakamane94, insieme a me su questo canale streamano Zerello92 ed Amon. E se mi sentite sclerato e triggerato e tutto, normale amministrazione, sto giocando a Silent Hill. Gioco tranquillo, rilassante, per in cui si pettinano bambole demoniache che cercano di staccarti la testa a morsi. E niente, com'è andata su DBD, gatta? Grazie ancora, davvero. Ed è sempre un piacere averti qua. Anche se sono deluso dal bot delle clip, che ti ha fatto uscire una clip troppo delicata. Io volevo le sclerate, le bestemmie, ma niente. Comunque, notte poche. Grazie per la compagnia, come sempre, e buon riposo. Salutami il bellissimo mondo dei pony. Però quanto mi sta stressando sto gioco. Ok. Carmino, ecco, Sukamura, esatto. Stasera sto sucando tantissimo. Sono arrivato in una parte veramente che mi sta mettendo uno stress assurdo, piena di mostri che mi attaccano da tutte le... Beh, che escono dalle fottute pareti. Un incubo! Quindi sì... Penso che anche dalla mia voce si capiscano i livelli di stress. Meglio così perché escono sempre clip molto raffinate. Tipo? Ah, perché deve farlo Amon. No, neanche oggi? Neanche oggi? No, clip normalissimo. Io sono l'uomo più triste di questa live. Un uomo tristissimo. Comunque, niente. Sto affrontando questa parte che è uno sclero abbastanza notevole. Strano, ma sono io. Sì, ma infatti la dolcezza di quella clip. Stiamo impazzendo qua. E niente, comunque sto a... Ripeto, c'è questa parte che penso di aver superato, spero. In cui sono stato preso d'assalto da mostri che uscivano dalle fottute pareti, ho finito munizioni, ho finito cure, tutto. Ed eccoci qua. E cerco di... che cerco posti, che cerco robe, adesso sono tornato in una zona un po' più tranquilla, se non altro. E sto cercando un po' di capire che cosa vuole il gioco da me. Ah, c'è un parcheggio pubblico, permesso? No? È rimutata per qualche strana ragione. Non è da te essere silenziosa. Ma guarda, ci sono certe clip così senza senso su Twitch. Veramente. Non so, per... avevo capito perché partissero, me l'aveva detto Aki, il nostro mod, poi me lo sono scordato. E per il resto, insomma, come stai? Che stai facendo di bello, gatta? Non so, io solite cose, I guess. Live dalla stanzetta di casa mia, scleri, cose molto noiose. La cosa bella è che tra poco almeno me ne vado in ferie, quindi posso parlare di quello. Che ricordi sto gioco? L'hai visto tutto ma mai giocato? Non farlo. Salvati, guardatelo da me, guardatelo di nuovo su dove cazzo ti pare, ma... Stasera mi ha ucciso, Vabbè che sto sclerato per i cazzi miei da un po' ormai. Ma stasera mi ha veramente ucciso sto gioco. Ma adesso c'è questa parte tutta bella, chill. E tutto, ma fino a mezz'ora fa era tutta musica gasata. E guerre varie, mostri ovunque. In realtà stavo facendo qualche game a DBD. Ma è quasi finito Far Cry 5, bello. Non ce l'ho troppo presente il 5, però è una bellissima saga. Io sono strano, ho giocato solo i primi due, manco al terzo, che è quello a cui non ho giocato tutti. Però so che sono belli. Quando suona la sveglia che si avvicinano i mostri, sì. La radio. Prima l'avresti sentita impazzire, l'avresti proprio sentita impazzire. Sì, esatto, non c'è la cam, ma è la mia faccia quella. E tra l'altro questo gioco sta facendo uscire il lato più scurrile di me, eh.
questa cosa ti interesserà. Gliene sto tirando di mezzo di tutti i colori. Mamma mia, veramente, stronzo di qua, stronzo di là. Non è che per i miei canoni è parecchio. Vabbè. Ce la cigliamo finalmente. Per un secondo, due. E niente, sto esplorando. Devo andare a questo ospedale. Pardon, scuola. Per andare al lago. Al lago. Ok, comunque il gioco mi dà l'impressione che questa parte di mappa neanche ci interessi, però più di tanto. Ogni tanto la telecamera potrebbe non scherzare. Voglio leggere, voglio leggere. Car, pensavo fosse tipo una macchina spagnola. Allora, com'è? Non mi ricordo spesso tu le serali, sai, gatta? Mi ricordo che di solito le fai il pomeriggio tardi, non tipo dopo cena. Com'è che è cambiato? Sì, mi ricordo correttamente, correggimi se sbaglio. Io sono lui, eh. Poi vabbè, ho il fetish per l'esplorazione 100-100, ma non trovo manco il cazzo puntualmente, quindi penso sia. Ma in realtà è carino per vedere i posti, perché comunque è fatta bene la mappa, è molto dettagliata e ogni negozio ha la sua identità. Sì, infatti, è una serata tranquilla dove non c'è caos e te ne sei approfittata. Giusto? Giustissimo. Fatto bene. Allora. Sì, si presume che io stia abbastanza perdendo tempo qua. Anche perché due sono i posti. No, sono tre i posti in realtà, no? Ok, qua. Che a sua volta sarà chiuso, eh. Ci vado più per scrupolo. Scusate un secondo, non so se sia l'effetto Silent Hill, ma ho bisogno della felpa. Arrivo. Salve, Salvinio. Sto per fare una battuta orribile, meglio che mi sono stato zitto. Allora, qua forse almeno mi farà salvare. Non che ci sia chissà che cosa da salvare. Ah, ma io ce l'ho anche passato, che stupido. Niente sorprese. Vabbè, salvare. Che ci frega? I don't know. Ovviamente salvo perché è da mezz'ora che sto girando come il pesce, però. Tavolo in disordine? Qua che c'è? Non l'avevo mai letto? Davvero? C'è scritto qualcosa. Prodotto disponibile solo nelle aree selezionate di Silent Hill. Il materiale base è composto da White Claudia, una pianta peculiare di questa regione. Prodotto qui? Venditore e produttore sono gli stessi? What the fuck? Ok. Sì, ma le piantine non stavano in Silent Hill? Sì, il cazzo. Le piantine non stavano in Resident Evil? Ce la posso fare io. Vabbè. Salviamo. Comunque c'avevo freddo, sì, anche per quello mi stavo spegnendo male. Va un pochino meglio. Non ho trovato nessun riferimento a queste piantine, non ho idea di cosa siano. Vabbè, qua è chiuso. E presumo. Non so dove se li sentite. Vabbè, mo faccio così sentite, ma. Tipo adesso, se sentite il pad. Allora. Andiamocene da questo postaccio per andare in un posto peggiore. Ma prima, ultimo giro inutile. Parecchio inutile.
Oppure no, non sia mai. Tanto mica ho consumato tutto il consumabile e anche il non consumabile fino a mo'. No, no. Aspetta. Che plot twist! Che plot twist! Munizioni per la pistola! Incredibile, signori! Quante ne ho? Avrei preferito leggermente le cure, però ci accontentiamo. Non c'è qualcosa di simmetrico dall'altro lato? No, qua sto perdendo tempo, parte 1000. Allora. Ossia, io mo vado qua. Vado di qua. Non ci sono altre scale? Ok, ci sono. E non c'è un tubo. Oh well. Vale la pena provare. Ma non posso entrare? Boom. Se fosse realmente esploso, penso che avrei disinstallato il mio account di Twitch. Mi sembra chiaro che il gioco voglia indirizzarmi direttamente qui. Senza perdere tempo altrove. Ah, c'è andato da solo, meglio, meglio. Sarebbe questo l'impianto idrico di cui Lisa mi parlava? Ok, bene, mi ha indirizzato da solo. Anche se... Siccome sono stronzo, e lo sapete, parecchio stronzo. Sono già pentito di questa cosa, però voglio provare a farla, ma cosa? No, che non ti voglio vedere. Mi interessa, ciao. Perché ricordo che avevo trovato gli oggetti di giù e poi ero morto. Mi domandavo se li potessi trovare ancora. Avete rotto il cazzo. Perché mi suonerebbero parecchio utili. I cagnacci sono un buon segno, ma quello non è un cagnaccio. Beh, complimenti a tutte e due. Era un cagnaccio che difendeva gli oggettini per me. Eccolo. Eccolo, eccoli, eccolo. Tu sei una bella notizia per me se muori. Magari anche uno solo. Oh, please, dimmi che ci stanno gli oggetti. Non scammarmi. Non erano qua. Ho fatto sto casino per niente. Ah! Cazzo, mi sono anche spaventato. Per nulla. Vabbè, affanculo. Alla fine ci sono andato solo a perdere qua. Lo sa? Vabbè, ma sei lentissimo. Che cazzo! Vabbè, domani. Penso di stare per morirci qua. No, l'ho preso, bravo, sono morto, però l'ho preso. Beh, in teoria non ho neanche perso chissà quanto,
Considerando quanto è andata a schifo tutto, se mi faccio ammazzare dal primo uccello riparto con più HP è meglio pure. Sì, facciamo così, va. Ora ovviamente non uscirà uno, no. Dai, vieni. Ma sono veramente al limite della morte, penso. Però mo per sfizio provo ad accopparlo, sto stronzo. Dove sei? Dove sei? Vieni. Vieni. Ovviamente quando sono senza pressione lo massacro. E lo buggo pure. Ok, ce ne sarà un altro, no? Un cagnaccio? Va bene, lo stesso, eh? E qua, fammela finita. Game over. Quando si preme L2 l'angolo della telecamera si sposta dietro a Larry, sì, rendendo più facile, facciamo finta, vedere ciò che si trova di fronte a lui. Certo, facciamo finta che sia più facile. Ok, tanto non devo fare molta strada. Aspetta che qua c'era un oggetto però. Non qua, dall'altra parte. Non mi freghi, Silent Hill, non mi freghi. Io questo faccio, L2, lo premo. Ogni tanto se vedete la telecamera spostarsi è per quello. Non l'ho mai detto, ma era un comando. Però pure lì la telecamera non è che sia proprio il massimo, eh. Ci provo, e più delle volte ci riesce bene, ma alcune volte no. Allora, impianto idrico e stavolta si entra senza fare cazzate. Io ho la curiosità di entrare alla scuola, ce l'ho, ma che me frega. È bloccata, ma possiamo scassare tutto, no? Meh. La catena sembra molto vecchia. Se faccio forza, forse riesco a romperla. Beh, voglio dire. E ora sono cazzi di nuovo, oddio. Ma io non ho cure. Lo sai che io non ho cure, signor Silent Hill? Ho sbagliato tasto? Non so se provare a usare questa. Vabbè. Cosa mai potrà andare storto? Snake Killer. Ah no. Sì, certo, che bel posticino. Questo. Almeno posso sparare ancora qualche colpo. Qualche colpo, eh.
Beh, se non altro sto riuscendo ancora ad avanzare. Non vedo che cazzo c'è. Sono in alto? Ma non lo so. In teoria non c'è il suono della radio, però. Eh sì, certo. Che la radio è stronza, ecco perché. Pistola. Perché non avevo già poche munizioni così. È vero che questi cosi non fanno quasi danno, però. È quasi il problema. Non vi vedo. Che pita. Potresti colpire il bersaglio una volta sola? Posso farmi uccidere uno dei mostri più stronzi di Silent Hill? Ma mi uccideranno loro, mi sa, perché non ho cure. Beh. Cioè, mi uccideranno perché non ho cure, ma... Pronto che non sa sparare, vogliamo parlarne? Ci ha fatta grazie. Vabbè, facciamo finta di essere ancora vivi. Cosa mai potrà andare storto? Che poi non vengono neanche considerati come mostri. E tu che cazzo sei? Proviamo a risparmiare un colpo, please. Mamma mia, questa è proprio ansia Hill, questa live. Ma io ho bisogno di ferie dalla vita. Ciao Ari, ma buonasera. Ma tu lo sai che gli anziani a quest'ora devono andare a dormire, ma guarda... Avrei dovuto farlo, Ari. Avrei davvero dovuto farlo. Come stai, Ari? Bentornata. Io, tra l'altro... Sei capitata su Silent Hill? Ovvero Sakamura che prima o poi avrà un colpo in diretta e rimarrà soltanto l'avatar fermo lì a parlare. Anzi, a non parlare, l'avatar fermo e basta. Come stai? Io, sclerato, dalla mia voce penso si capisca ampiamente. E non solo per il gioco, eh. Però anche il gioco ci sta mettendo la sua. Eccola, come moriamo adesso? Che venderò cara la pelle, stronzo di un gioco, vero? L'avatar in 3 è sicuramente meglio di te. Giusta osservazione. Ed è vero, in questa sera è molto vera questa frase. Però dai, neanche un po' di apprezzamento per la mia voce così carica di ansia, di stress e di nervoso per questo gioco? No, neanche quella intrattiene? Mi rendi triste, Ari. Il tuo hating questa sera mi rende triste, non riesco a reggerlo. Senti Ciccio, ma la mappa qualcosa? No? Bentornato Lello, stasera si vola proprio. A livello di stress. Keep out. Ok. Aspetta un attimo. Rieccolo. Mamma mia Lello, stasera è pesantissimo sto gioco. Qua un'altra zona. Voglio la mappa.
Tra lavoro e ospedale? Oddio, che è successo, Lello? Tutto bene? Sei passata per salutarmi e mi ricordarmi che a mezzanotte 18 vai a dormire? Altri 12 minuti. Altri 12 minuti. Grazie, grazie per essere passata. E grazie soprattutto per avermi fatto da orologio personale. Anzi, orologio umano. Che culo. Hai dovuto accompagnare tua zia all'ospedale. Ma stiamo scherzando? Cure e munizioni. È impazzito? È impazzito Silent Hill. Adesso esce un mostro a tre teste e mi sciotta. Adesso esce un mostro a tre teste e mi sciotta. Comunque hai dovuto accompagnare tua zia. Cavolo, spero non sia nulla di serio. Poi raccontami, insomma, dove meglio preferisci. Proviamo a usare questo. Ok, qualche cura ce l'avevo ancora, allora. Tutto ok, dai, meno male. È impazzito Silent Hill. Per fortuna. Anche i proiettili per il fucile da caccia. È veramente impazzito questo gioco. Va bene, dai. Non ero così nella merda come pensavo. Almeno avevo quelle cure là che sono molto buone. Non volendo, ho fatto. No, ho avuto una gestione perfetta della situazione. Sbaglio. Ma va bene lo stesso. Quello è un alert che non metterei perché è un po' banale. È molto utilizzato, però in questo momento ci sarebbe stato da Dio. Ok. Ho più o meno un'idea della mappa. Ho visto cose. Ah, ok. È solo un Noctulu, non è una persona impiccata, ok. Bella anche la musichetta rilassante, chillina. E subito parte una roba incazzatissima. Tra lavoro e ospedale, ti è venuto in mente solo una cosa brutta. Che non puoi dire qui su Twitch. Lello Monello. Lello Monello è cosa molto buona e molto giusta, Ari. Ma comunque, Ari, questo gioco per te, per il tuo istinto di hater è la perfezione. Soprattutto stasera mi sta mettendo in difficoltà, mi sta facendo incazzare, sclerare, cacare in mano, tutto, tutto. È perfetto. Ok, andiamo prima a destra. Forse era chiuso, vero? Che c'è adesso? Notte, buonanotte Mozzi, grazie per essere stato qua. Buonanotte, buon riposo, shout out team della buonanotte. Ed è sempre Mozilla che fa partire un satellite in orbita tramite la NASA. Sempre sta clip, infatti. beh, il bot è una persona strana. Ciao, che ansia mi regali adesso? Ansia Hill, ansia only live. Visto cose interessanti.
Buonanotte, Mizi, anche a te. Grazie per essere stato qua. Facci sapere per il nuovo giochino che sta per uscire. E buon riposo. Poi ti faccio sapere. Ti faccio sapere per quando sarò nella Terra dei Cavalli. Che tra l'altro il viaggio che voglio fare sarà anche un po' strano, ma beh, insomma, tanti posti sarà particolare. Ma sa, aspetta, Crippina, fine Crippina. Ciao Doc, grazie mille per il ride. Com'è andata? Com'è andata su Sea of Thieves? E ragazzi, per chi non ci dovesse conoscere, questa è Red Action TV. È molto poco probabile, a questo punto l'avete sentita 1000 volte questa intro, ma dettagli. Questa è Red Action TV. Io sono Sakamaru94 e su questo canale insieme a me streamano Ziolello92 e Ramon. Ciao Doc, ciao Sin. Stasera Silent Hill mi sta massacrando. Massacrando. Massa fottutamente crando. E tra l'altro, sono anche un punto di salvataggio, eh. Cartina delle fogne con collegamenti all'area di villeggiatura. Madonna, che nome orribile, vabbè. La prendo. Un po' distanti. Posso capire. Io ho uguale qua sopra, eh. E niente. A parte questi improvvisi 60 frame a secondo di Silent Hill, non so perché. Mi sta abbastanza maciullando, veramente. Stasera mostri che uscivano dalle fottute pareti. Ho finito le munizioni, le cure, tutto. È l'Urk che ti si è fatta la pulizia del viso? Ora stanchi, buonanotte. Buonanotte, gatta. Grazie. Grazie per il ride. È sempre un piacere averti qua. Fatti a riposare. Alla prossima. Ecco. Ari. Ari Monella. Arimonella. Guarda che stava parlando della zia, quindi questa cosa suona veramente tanto male, sappilo. Comunque, non so chi di voi conosce abbastanza bene Silent Hill da sapere dove mi trovo. Comunque, Silent Hill, chi non lo dovesse conoscere, è tipo nostro signore degli horror, ansia fatta videogioco. E adesso siamo in questa parte di fogne che, vabbè, questo è un gioco della PlayStation 1, quindi ci sta. Le fogne col tempo sono diventate un po' un cliché, ma all'epoca non lo erano ancora. E appunto, ho dovuto superare tutta una serie di avversità, di mostri che uscivano dalle fottute pareti, di pericoli vari. Superati molto a stento, ma superati. Hai capito che siete a tre la zia? Ma ah, quello che hai pensato prima. Ok. Una brava guaglione. Vabbè, voglio dire, sentite che bei suoni rilassanti, no? Io direi che si potrebbero ascoltare prima di andare a dormire. Salviamo la chiave. Ecco. Infatti era mancato lei, era mancata lei, oh. Salve, salve. Stasera ti sei fatto attendere? Buonanotte, brava ragazza. Buonanotte, salve. Bella questa clip. Buon riposo, Ari. Ok, la chiave serviva qua. Bravo, bravo Lello. Ma che sorta, che paura. Voi non l'avete manco visto? Ma che cazzo è? Ah! Volevi! Sì, c'è un rombo che esce dalle fottute pareti, esatto. Ma dai, ma che cazzo è sto coso? Silent Hill, abbi pietà di questo povero uomo. Come ho fatto? Ah, che cazzo, l'ho preso al volissimo e poi lui mi ha recuperato però.
fesse, mamma. L'ho colpito una volta. Ok, questo me lo devo studiare. Che cazzo ho combinato? Non lo so. Zompetto! Muorici, pezzo di stronzo. Ricordiamo sempre la quantità malsana di munizioni che ho. Vai, va. Anche se è la volta buona che mi faccio ammazzare di nuovo, perché non vale molto la pena di andare avanti così. Cosa sto facendo? Dove sto andando? Chi sono? Perché? Ah, ma io ho la mappa, sono scemo. Io comunque tra non molto staccherò, In teoria alla mezza c'è stato il ride, magari tengo a botta altri 5 minuti, ma siamo lì. Io vengo da qua, sì. Ok, come pensavo. Wait a second, però. Che faccio? Non corro il rischio di trovare altri mostri ancora? Stessa una via colla dei mostri. Musica che cambia all'improvviso e si incazza come una biscia. Ah, ma qua è dove ho preso le 40.000 munizioni? Molto probabilmente sto tanto per cambiare, perdendo tempo. Che è una cosa buona, perché vuol dire che non ci sono altri mostri, ma è comunque un po' perdere tempo. Giusto un poco, eh. Ouch. Buongiornissimo di nuovo, Kitabib. Io qua ho corso ad Capocchiam, minchie. Quindi se mi sono perso qualcosa è qua. Dove ho ammazzato quello schifo. E secondo me qua è dove me ne sono sceso e me ne sono andato. Oppure sto dicendo una bugia grande quanto una casa. Mi sa di sì.
Sto un attimo cercando di capire bene sta cazzo di mappa. Ok, ok. Tasto completamente sbagliato. Anche perché non si vede molto di quello che stai facendo. Ok, chiaramente. Chiaramente il cazzo, non c'è nulla qua. Ok, 10 minuti di Sagamurai che si perde in un bicchiere d'acqua. Il full circle, almeno sono sicuro di non essermi perso nulla. Buongiorno. Saluto alla sempre bellissima telecamera. Anche qua. Ti ho visto, no? Bugia. Sempre una mira molto efficace. Ma dai, ma ce l'hai lì, prendilo, cazzo. Ok. Fatto 2 in 1. Ma non è possibile che questi stronzetti debbano mettermi più in difficoltà di tanti mostri normali. E soprattutto farmi danni. Che è il grande problema. Scale. Ok. Siamo all'uscita di quest'altro postaccio. Cure. Che plot twist. Che belle le cure. Ok, siamo alla fine di questo postaccio. Dopo aver dovuto affrontare altre assurdità. Stasera veramente di tutto. Stasera veramente è successo di tutto. Ok. Ma adesso usciamo da qua. Forse. Oppure ci facciamo un altro piano, però altre cure. Almeno questo. Questa è una notizia stupenda. Cure che adesso butteremo nel cesso dopo 3 passi, vero? Vi vedo, eh? Non riesco a capire se abbia puntato. La pistola. Ciao pezzo di merda. So che ce n'è un altro, eh. Più di un. Madonna. No. Non mancare, please. 3 colpi in croce. Ciao stronzi. Ho finito di colpire la pista. La pista, mamma te. Quella. Armati, Sagamurai, armati. Come è fatta a mancarlo?
danni abbastanza gratuiti. Mamma mia, veramente tirata per i capelli stanotte. Avevo un patrimonio di cure. Avevo. Quanto sto mo? Ehi, siamo a mezza vita. Che culo. Che poi vengo da qua, giusto? Sì. Domando che cosa io abbia combinato nell'ultima live per perdere tutte le munizioni, però. Madonna, dovrei salvare tantissimo. È tardi. È tardi. Il problema è anche che ho fatto tanti progressi. Please, niente cucarachas. Che cazzo? Ah, ok, solo la telecamera che fottiva con me, per... meno male. Ok, qua non sembra esserci un tubo. Molto bene. Quindi l'uscita, il finale del gioco, il cazzo, musica ansiogena, quella tanto. Ecco, non li combatto. Incastrare, please, non ti incastrare, thank you, thank you. Cambia telecamera, sempre thank you. Ok. Ok, queste ci volevano, non le sprecherò su questi stronzetti. Mi voglio curare. Non ancora. Certo. In testa voi non vi aspettavo poi. Disse l'uomo che si era incastrato nella paura. Ma esce uno di quelli grossi. Giusto per non farci mancare nulla. Eccolo qua. Me lo sono chiamato. Speriamo che non me li presi alle spalle per chi ti appivi. Oh, non mollano, eh. Che cazzo credi? Guardate se mi devo speedrunnare sta zona per colpa di questi stronzi. Non che mi dispiaccia, però. Mi dispiace in modo. Mollate la cazzo di presa! Oh. Fanculo, eh. Yeah, that's funny. Devo capire se posso fare qualche scherzo a sti stronzi, però. No, non mi sono incastrato come il cretino. Ce ne sono altri, ce ne sono altri. Io sto speedrunnando sta zona e vorrei anche un po' staccare. Io soprattutto non voglio sprecare colpi. Allora, ciao stronzi, vaffanculo. Facciamo un giro giusto per... Almeno sono stupidi come la schifezza. Magari sapessi anche come muovermi. Ok.
Basta con sti schifosi. Ok, nulla qua. Cosa mi aspetta dietro sta porta? Un punto di salvataggio, meritati. Sì, cazzo. Che poi Tremors dove cazzo è finito? Quel boss di prima, quello che andava sotto la sabbia. Oddio. Non mi dire che adesso mi aspetto un boss. Non ho l'età per Silent Hill. E quindi? La chiave di uscita delle fogne è nell'acqua. La prendo? Sì, cosa potrà andare storto pure stavolta? Ciao. Picchio tutti. Anche perché non ho munizioni per fare altro. E sono morto. Perfetto. Direi che sia il caso di chiudere qua. Anche perché il cervello è andato a farsi benedire da almeno mezz'ora. Se le scene notturne fossero troppo scure, provare ad aumentare il livello della luminosità nel menu delle opzioni. Vabbè. Silent Hill, hai vinto i miei nervi. Complimenti. È ora di andare a dormire. Vediamo da chi possiamo andare. Se Google Chrome ce la fa. Se non ce la fa, non lo vediamo. Anche se in realtà ci stavo pensando da subito a chi volevo andare, quindi non ci sono troppi dubbi. Se signor Twitch funziona, evita di fare qualunque cosa per spoilerarlo, meglio ancora. Ah, andiamo a rompere il cazzo a Depeche, ma ci stavo pensando già da prima. Non so l'ultima volta che l'abbiamo redato, quando è sti cazzi, non ho l'energia di controllare. Allora, ah. Io non ho parole. Ormai sono un guscio vuoto del mio essere che ero prima. Anche i capelli partiti per l'universo. Popolo, sono distrutto. Zero energie. Andiamocene andando. Andiamo a rompere il cazzo a Depp. Come vi dicevo, domani sera ci vediamo su Super Mario Sunshine. E tenetevi pronti che sabato si gioca qualcosa di diverso. Si farà la live appunto diversa, una roba che non so quanto in giro si possa trovare, che tra l'altro è stato facilissimo da preparare avendo RetroArch, ma boh, non ne sapevo nulla, l'ho scoperto oggi, mi sono incapato, lo facciamo. Avvio ride, non ho altro da aggiungere. E domani poi ci dovremmo vedere con Lello su Ori, domani pomeriggio verso le 3. Grazie ancora per il ride, Doc. Io sono veramente a pezzi, avrei dovuto staccare almeno 20 minuti fa, ma vabbè. Il sonno riesco a recuperarlo e mi dispiace di aver giocato male, ma non aggiungo altro. Guardate la radio, guardatela, andate a rompere il cazzo di Depeche anche da parte mia. Ciao! Radiation. Warning high fun radioactivity.